Un progetto targato Rotary Casalmaggiore Viadana Sabbioneta del presidente Giorgio Penazzi, partito da un'idea del dottor Alessandro Maroli di Casalmaggiore, che dello stesso club è socio storico e che ha coinvolto 10 comuni del comprensorio Olio Po nella parte mantovana, Viadana, Rivarolo Mantovano, Bozzolo, Dosolo, Pomponesco, Marcaria, San Martino dall'Argine, Commessaggio, Gazzuolo e Sabbioneta. L'idea è quella di raccogliere volontari per donare plasma, aiutando in questo senso la SST di Mantova con il reparto di ematologia dell'ospedale Carlo Poma, facilitando il contatto diretto tra possibile donatore e reparto stesso. Da lunedì verranno distribuiti nei 10 comuni locandine informative che indicano la mail diretta della responsabile per creare una sorta di lista d'attesa di donatori. È ovvio che alla base devono esservi persone che sono state positive al coronavirus, ma sono ora negative, dunque guarite. Ho avuto quasi esclusivamente risposte favorevoli, spiega Maroli, sia dai comuni sia dalla SST del Poma, il cui ufficio stampa ha dato il via libera all'iniziativa. Da lunedì si parte grazie ad un motto che è la chiave di tutto: la cura sei tu. La cura, infatti, possiamo essere tutti noi, spiega Maroli, ovviamente dopo i doverosi test che mirano a scoprire se si è donatori idonei e se si ha un numero sufficiente di anticorpi per costruire il plasma. Tutti noi crediamo fortemente nel progetto di De Donno e della sua equipe. Il tamtam mediatico è partito sabato sera, tenendo conto peraltro che a Marcaria i test sierologici stanno dando risultati significativi, con un abitante su 10 di quelli sin qui sottoposti all'esame che ha contratto il virus, in qualche caso anche in modo asintomatico. Abbiamo vissuto, spiegano sulle rispettive pagine Facebook i vari amministratori dei 10 comuni coinvolti, questi mesi con grande apprensione, ma sempre con attenzione verso i dati che quotidianamente arrivavano dalle istituzioni sovraordinate in qualità di soggetti attivi nei protocolli sanitari. Il Rotary ha contattato l'ospedale di Mantova facendosi portavoce di un progetto che unisce un intero territorio col nostro più ampio supporto. Siamo consapevoli che Mantova ha sviluppato una strategia curativa che ora fa la differenza e salva vite, e oggi ci facciamo portavoce di una campagna di informazione per chi vorrà diventare donatore di plasma iperimmune. Con un tampone positivo e poi due tamponi negativi si potrà scrivere una mail con le proprie generalità, indicando quando sono stati fatti i tamponi e un numero di telefono per essere ricontattati. Se la persona in questione avrà il numero di anticorpi sufficienti e se non avrà malattie trasmissibili, sarà donatore. Insieme, tramite una semplice mail, abbiamo colmato un vuoto tra gli ex malati Covid di buona volontà e un centro di ricerca che sta facendo un trattamento terapeutico efficace per questa malattia.